ci sono sei cuccioli in canile, la terza che non vi ho presentato. Loro sono entrati con la mamma. La mamma è una randagina del territorio di Ginosa Marina, di quelle che non si vogliono far prendere assolutamente, ma è stata presa per essere sterilizzata, e ovviamente ha trasmesso questa diffidenza ai suoi piccolini, che invece di venirmi incontro si nascondono. Ora vediamo cosa riesco a fare anche con i biscottini. Vediamo un po', vediamo. Tenete. Mettiamo i biscottini. Ciao amori! Volete questo? Guardate, cade il biscottino. Vi piace? Amori, ma quanta paura hanno! Tenete. Niente, nemmeno il biscottino vogliono. Tieni. Prendete il biscottino, su. Ora ve lo butto per terra. Tanti biscottini a questi cuccioli e a questi altri che si sono allontanati dagli altri, dai fratellini. Visto che non vi faccio niente? Eccoli qua. Come li aiutiamo questi piccolini? Come facciamo se sono così? Voi non li vorrete. Nessuno, non la cacca, non mangiate la cacca. Nessuno li vorrà, nessuno. Tenete, ecco, vedi? Mangia il biscottino, non ti faccio niente. Amore, ma che peccato. Venite, tenete i biscottini, tenete. Anche a questo. Che è rimasto solo, amore, solo. Tieni. Nemmeno mangia in mia presenza. Non mi vuole. Bisogna venire spesso da loro. Si devono abituare, è vero, amori? Amori piccoli. Non vi va proprio di venire da me, è vero? Niente. È il caso che io adesso li lasci stare. Però non so nemmeno se sono maschietti o femminucce. Non mi fanno vedere. Quello mi sa che è un maschietto, sì. Lui è un maschietto. Sono taglie medio piccole, come la mamma. Ma guardateli. Avete visto quanto è brutto? Non solo siamo pieni di cuccioli, ma sono pure cuccioli che nessuno adotterebbe, non se restano così. Come facciamo? Avete un'idea? Lui è rimasto da parte. Niente, me ne vado sconfortata. Ciao piccoli.